Ed oggi Sanremo abbiamo deciso di girarla da un punto importante della sala stampa Rai Lucio Dalla, un punto nevralgico di tutto questo, una sala stampa che ci ospita ore e ore al giorno, ma senza di questo noi non potremmo andare avanti. Ed è proprio in sala stampa, nella macchietta del caffè, che noi facciamo certe volte degli incontri strani. È ritornato Emanuele Campagnolo. Ciao Emanuele, stavi a Milano? Sì, stavo a Milano. E sono arrivato a Sanremo apposta perché ho visto le due puntate. Sì. Sì, e quindi ho colto l'occasione per venire in puntata e salutare i miei che guardano Video Mediterraneo. Davvero? Da casa, sì. Perché Daniele va a Sanremo in anteprima a C'è posta per te. Salute genitor. Sì, ciao mamma, ciao papà, ciao Maria, puoi aprire la busta. Apriamo. In collaborazione con Gianni Mezzasalla, abbigliamento camiceria su misura a Ragusa, Estro calzature e pelletteria, Ragusa, Rosario Massari, materiale da costruzione, Ragusa, Giro di Vite, osteria e pizza, Ragusa. Cara mia, ben trovata ancora una volta a Daniele va a Sanremo. Allora, anche oggi siamo qui, vi facciamo vedere un po' di video, però facciamo una piccola precisazione: la maggior parte dei video li abbiamo realizzati in sala stampa, perché il centro nevralgico è diventata la sala stampa. Questi sono i giorni finali al Sanremo e quindi di conseguenza... Ti è piaciuto Sanremo fino adesso? No. Ma perché? Perché non mi piace. E allora perché lei è qua? Affari. Va bene, grazie. Affari suoi. Miei. Però abbiamo insieme per questa puntata un personaggio che già in tanti ci stanno richiedendo. Abbiamo pagato anche in questo caso un pozzo di soldi. Stiamo parlando della scimmia, del gorilla, di Francesco Gabbani, che è qua con noi. Come stai? Non ho capito. Va bene, ok. Nel frattempo volevo anche salutare il nostro caro amico Phil Grasselli, che praticamente ha ricevuto tanti messaggi da parte dei nostri telespettatori, i quali hanno chiesto se è ingrassato nell'ultimo anno. Non lo sappiamo, gli chiederemo se è così o meno, ma andiamo con tutti i servizi e i contenuti di questa puntata di Daniele va a Sanremo. Siamo in compagnia di Diego, così lo abbiamo conosciuto ad X Factor. Devo confessarti che quando sei uscito fuori io ci sono rimasto malissimo. Ti ringrazio. Perché io sono per la musica suonata, e quando vedo qualcuno che suona uno strumento e lo suona bene e anche riesce a scrivere delle bellissime canzoni, provo la delusione. Come ti piange il cuore. Sì, mi piange il cuore. Anche a me. Però da oggi lo riconosciamo come Diego Conti. Conti, perché Conti. Ho anche un cognome che mi hanno tolto gli X Factor, ma in realtà io sono Diego Conti. Allora Diego, siamo qui perché sta per uscire un nuovo progetto. Esatto, a marzo uscirà il mio primo singolo, sto preparando l'album con la mia etichetta, che è la Rusty Records, e uscirà questo singolo che si chiama L'Impegno, e uscirà nel mese di marzo. Ok, allora rimaniamo così, speriamo anche di averlo e di avere la possibilità di ribeccarti di nuovo su Radio Mediterraneo, perché ricordiamo che Radio Mediterraneo è la radio dei siciliani. E... cosa... bella la Sicilia. Ecco, quindi ti aspettiamo anche se ma ti trovi da volentieri. Parti. Vieni a trovarci. Hai cambiato qualcosa o sei rimasto sempre te stesso? Cioè, nel senso, con questa nuova produzione che scopriremo a marzo, hai aggiunto qualcosa? Per come ti abbiamo conosciuto? Con questa nuova produzione di marzo, che è il mio brano, che si chiama L'Impegno, scoprirete Diego Conti.
ecco. E lì ad X Factor io sono stato sempre me stesso, come sono ovunque io vado, perché non cambio per nessuno, insomma. Però è chiaro che lì non potevo suonare i miei brani, ero vincolato dal fare delle cover, perché il programma quello prevede. E sono felice ed eccitato di far ascoltare finalmente quello che sono e quello che faccio da tanto tempo, perché scrivo brani da un bel po' ormai. E se vogliamo raggiungerti tramite i social? Sono presente ovunque, su Twitter, su Facebook, su Instagram, basta digitare Diego Conti e mi trovate. Grazie Diego. Grazie, allora, a voi. A prossimamente. Ci vediamo prestissimo. Okay. Un saluto. A Video Radio Mediterraneo, a presto. Ciao. È un grande lusso, credo sia il sogno di tanti cantanti, di tutti i cantanti italiani. Purtroppo c'è poco spazio, solo per 30, allora dobbiamo capire che siamo dei privilegiati, che soprattutto in una settimana facciamo 6 mesi di promozione e siete tutti qui per promuovere la nostra musica, quindi ecco perché vi dico grazie. Tanto, anche se promuovete la nostra, non è che noi vi paghiamo, vi diamo la percentuale, quindi siete voi che state lavorando per noi, e quindi sono io che devo ringraziare anche a nome di tutti i miei colleghi per tutto quello che fate, insomma per il vostro lavoro che dedicate alla musica italiana. Io sono qui a vostra disposizione a rispondere alle domande. Se avete bisogno, vado a prendere un po' di caffè, qualche cornetto, insomma, sto qua a disposizione. Grazie. Lidio Mediterraneo. Vincere o non vincere, proprio l'unica cosa che mi interessa è che almeno qualcosa arriva. E basta così, non lo so, già che sono a Sanremo sono contentissimo, già che ho cantato ieri posso già andare a casa e dire ciao, però questa avventura è veramente bellissima così. Guarda, con il mio pubblico, con la gente, che voi italiani mi ha dato tantissimo, cioè proprio ho venuto qui in Italia per una vacanza e guarda dove ci sono arrivato adesso, quindi... Quando vedo una persona che mi fermano o che, non lo so, per forza mi sento, cioè, che devo un attimo abbracciare, perché voi me la do tantissima felicità, tantissimo amore, quindi ogni tanto, ogni volta voglio ancora dare di più, perché voi veramente mi avete proprio salvato la vita con il vostro amore, quindi grazie. Sì. No, mi dispiace tanto, lo sapete perché? Perché non mi alzare, non mi assetto, di farò. Allora. Mi dispiace, lo sai perché? Perché io ho ascoltato Police and Collins. Ascoltavo Police. Guardate il microfono, non dicevo più lontano dalla bocca il microfono. Sì, prova, sa. Ascoltavo Police and Collins di Adriano Celentano, che è il primo pezzo rap nato in Italia, in inglese. La prima canzone è napoletana, rap invece di Carosone, Piglio della Pastiglio, quando alla fine fa... è rap a tutti gli effetti. Vabbè, torniamo a noi. La canzone è Police and Collins di Celentano, quindi ho detto... Perché non portare il maestro molleggiato sul palco dell'Ariston? Visto che l'anno scorso Don Raffaele è andata bene, abbiamo anche vinto il premio De André, quindi voglio dire, io ero felicissimo. Quest'anno ho detto dobbiamo spaccare tutto e coinvolgiamo tutta l'orchestra. Tant'è vero che non c'è nemmeno uno strumento che non viene utilizzato in Svalutation. Tutti gli strumenti dell'orchestra vengono utilizzati all'interno della canzone. Mi è dispiaciuto tantissimo non poterla fare, ma ovviamente è una gara, è un gioco, e quindi stiamo alle regole del gioco, tanto spaccammi il vetrino stesso, non è che... Bravo! Sono così come mi vedete, piedi a terra e testa alta, poi sono felice perché... lasciamo il fallo stesso, Vai! No, forse all'altro microfono la devi attaccare. No, ma questo microfono... Ogni giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. Ci
c'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù. Svalutation! Svalutation! Qua cambialo! E io, amore mio, non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation! Beh, valutation! Col salario di un mese compri solo caffè, gli stati sono gremiti, ma valutation! Scusate. Purtroppo ci sono problemi tecnici, lo posso fare anche senza, devo dire. Vai, con le mani, vai! Sì, si sa. Valutation! Ma quest'Italia qua, sembra un po' benigni quando faccio vedere, se lo vuole sa che ce la farà, e il sistema c'è, quando pensi a te, pensa anche un po' per me, senza musica non lo so come ci vuole. E la benzina ogni giorno torna sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Guarda che se cambiano i governi niente cambia lassù, e se c'è un buco nello Stato tutti i soldi vanno giù. Allora devi andare più veloce dell'anno scorso, allora fai ok. Vedi che rivalità fari sulla mia città, vedi l'Italia che va come gli americani, sì ma non è qua. Musica che non ti passa di moda, signore e signori, le mille faccende della società che rimbombano nella mia testa, qual è la verità? Ma qual è la verità? Tutti i video mediterranei. Ciao, video mediterraneo. Te vicino. Piccolo intervento da parte di Antonella, che fa parte del fan club di Fabrizio Moro. Come sta andando questo festival? È in quinta posizione nelle radio, quindi siamo contentissimi. Ragazzi, vi chiedo di votare. Il 10 marzo uscirà il suo CD Pace, e speriamo bene per Fabrizio, che è una persona meravigliosa, e noi lo sosteniamo da tutta Italia. Ok, grazie ad Antonella, buon festival a te e anche a tutto il fan club di Fabrizio Moro. Nel frattempo siamo in chiusura di questa puntata, io volevo salutare, vieni Phil, fatti salutare, dai, ufficialmente, però nella tua veste normale. La mia veste normale. La veste normale, sembra che sei andata a lavorare in fabbrica. Hai visto? Aspetta che c'è troppa luce. Ok, perfetto. L'uomo gorilla di oggi, Phil Grasselli, al quale noi mandiamo un grande saluto. Vuoi salutare i tuoi genitori, la famiglia a casa che ti stanno guardando, la busta Arsizio? Ciao bella famiglia, hai visto, anche il siciliano. In collaborazione con Gianni Mezzasalla, abbigliamento camiceria su misura a Ragusa, Estro Calzature e Pelletteria, Ragusa, Rosario Massari, materiale da costruzione, Ragusa, Giro di Vite, Osteria e Pizza, Ragusa.